salernitani che entrano a far parte a tempo determinato diciamo nel comune di Salerno, danno una mano ai vigili a tempo indeterminato sul territorio salernitano. Certamente il nostro obiettivo è quello di avere un concorso a tempo indeterminato per almeno altri 50 vigili. Sì, sono 50, sono giovani salernitane, è un momento di gioia, fra virgolette, anche se è limitato, però siamo convinti che col concorso a tempo indeterminato nel 2017 risolveremo il problema della polizia municipale. Logicamente dobbiamo provocare in questo caso, nel senso buono, l'amministrazione che mette la copertura economica, perché giuridicamente per contratto si può fare le assunzioni nella polizia municipale, e anche incrementare il numero dell'organico con un regolamento della Regione Campania. A quanto pare sono stati esclusi? Per il momento non è ancora completa la visita medica, il certificato medico che ci vuole per entrare a far parte dei vigili urbani. So che hanno fatto ricorsi, io spero che risolvano questo problema, per cui da 30 arriveranno 38 e possiamo fare un fine anno tranquillo, almeno in minima parte a Salerno. E auguri a tutti i ragazzi, perché sono giovani salernitani. Sono 38 che hanno su 1100, per cui questo deve tenersi in considerazione, per cui un augurio ai ragazzi, un augurio all'amministrazione che può organizzare la luce d'artista per bene.